Anche a Lanciano i dipendenti della regione Abruzzo potranno chiedere di essere impiegati negli uffici giudiziari della città frentana per un massimo di sei mesi. Candeloro e Lucio Rasetti tracciano un bilancio al nostro Tg sull'ultima edizione del torneo di basket Città di Atri, disputatosi nella magica cornice dell'Arena Acri la scorsa estate. E buonasera, in apertura occupiamoci di giustizia, lo avete sentito dai titoli, anche a Lanciano i dipendenti della Regione Abruzzo potranno chiedere di essere impiegati negli uffici giudiziari della città frentana per un massimo di sei mesi. E quanto prevedono i due protocolli d'intesa che oggi sono stati firmati proprio dal presidente della Giunta Regionale D'Alfonso, dal presidente del Tribunale Maria Gilda Brindisi e dal procuratore capo Francesco Menditto. Nella sostanza, nel Tribunale e nella Procura di Lanciano... Viene riprodotto un modello che è già in applicazione all'Aquila, di Vasto e Avezzano, grazie al quale personale in ruolo presso la Giunta Regionale può chiedere. Si tratta dunque di mobilità volontaria, di lavorare nelle sedi giudiziarie con le quali sono attivi i protocolli d'intesa con la Regione per un massimo di sei mesi rinnovabili. In questo modo, ha detto il Presidente della Giunta Regionale, la Regione, mettendo a disposizione proprio personale, intende venire incontro alle esigenze di prestazione che possono avere determinati. Uffici giudiziari, in questo caso quello di Lanciano. Dal canto suo la Regione, prestando personale, permette anche di assumere competenze diverse e più vaste che torneranno utili all'ente Regione una volta che il dipendente sarà rientrato nel ruolo regionale. Ed ora vi proponiamo un'intervista con Candeloro e Lucio Rasetti per tracciare insieme un bilancio del torneo di basket Città di Atri, l'ultima edizione che si è disputato la scorsa estate nella magica cornice della Renacli di Atri. Vediamo. Dal 14 al 25 luglio scorsi nella magica cornice dell'Arena Acri di Atri si è disputato l'undicesima edizione del torneo di basket Città di Atri, organizzato dall'associazione Il Dedalo e nato anche dall'amore per la pallacanestro dei fratelli Candeloro e Lucio Rasetti. Qui a fianco a me c'è proprio Candeloro Rasetti che è presidente dell'associazione Il Dedalo, oltre ad essere ovviamente un bravo collega giornalista. Candeloro, un bilancio di questa undicesima edizione che si è conclusa pochi giorni fa. Bilancio estremamente positivo direi, siamo molto soddisfatti dell'esito di questa undicesima edizione. Soprattutto perché abbiamo avuto una risposta importante del pubblico che è stato numeroso in tutte le sere e un, abbiamo sentito come ogni anno, forse anche più di ogni anno, e questo è importante la vicinanza eh, sia del, della Curia Vescovile, anche nella persona di Monsignor Michele Seccia che ci ha concesso appunto l'Arena Acli, ancora una volta, eh, dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore allo sport italiani eh, e poi di tutti gli sponsor che hanno aderito con entusiasmo. entusiasmo che ha Riguardato anche eh, tutte le squadre, in particolare ci tengo a sottolineare le due squadre nuove, quella di Giulianova e quella di Spoltore, che si sono calate nella realtà del torneo nel migliore dei modi, con lo spirito giusto. Quindi direi che la nostra soddisfazione poi è anche quella dei, di chi ha partecipato al torneo ha avuto modo di manifestarlo in più occasioni, quindi ne siamo ovviamente felici. Lucio Rasetti, vicepresidente dell'associazione Il Dedalo, tanto lavoro, fatica, inutile nasconderlo, però c'è la soddisfazione di esserci riusciti anche per questa edizione. Ma sicuramente sì, di lavoro ce n'è tanto, per fortuna non siamo soli a lavorare, a lavorare per il torneo, per la buona riuscita del torneo, ma abbiamo tanti amici che collaborano con noi. La fatica è finita il 25 luglio, perché una volta finito il torneo, con la soddisfazione, perché davvero siamo rimasti contenti di questa edizione per tutto quello che c'è stato intorno. Perché comunque sia anche l'aver fatto vivere un pochino di atri, anche a persone che non sono propriamente di atri, ma magari. Come diceva anche Candeloro, squadre nuove da Giulianova Spoltore c'erano ragazzi da Pescara, Silvi, Pineto, Roseto. Quindi, comunque Atri è stata viva perché ha avuto giovani per 12, per 12 serate, anche la convenzione fatta con i locali del centro storico. Che comunque è andata molto bene anche quest'anno e c'è stata grossa affluenza di partecipanti e anche il pubblico non ci possiamo lamentare. C'è stata gente tutte le sere, siamo davvero soddisfatti. E quindi la stanchezza finisce lì perché la soddisfazione è stata grande. Riportare la pallacanestro eh, nell'Olimpo, diciamo, del Tempio del Basket Triano, come la magica cornice dell'arena Acli, obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto, devo dire anche che con soddisfazione ricordare, voi lo avete già fatto anche in più circostanze, il Memorial Luigino Sciarra, perché è stata un'estate a tutto tondo dedicata alla pallacanestro, nel ricordo di Luigino Sciarra e poi tramite questa undicesima edizione del torneo da poco conclusa, sia sì, anche il ricordo di due grandi amici che non ci sono più, che sono Carlo Linardo Maio e Mariano Bindi, e quindi nel ricordo di tre, persone, tre amici prima di tutto e poi tre persone che hanno legato i loro nomi alla pallacanestro, eh, prima in Piazza Duomo eh, che insomma avete visto tutti la, eh, lo straordinario scenario appunto del campo in Piazza Duomo, poi nell'Arena come ricordavi, diciamo che è stata una sono stati più di 20, diciamo 20 giorni circa di pallacanestro, una pallacanestro che insomma manca ai livelli che ricordiamo tutti e che abbiamo mostrato più volte e raccontato anche a TV Atri però comunque l'importante è tenervi vivo l'interesse sperando anche che arrivino tempi migliori per quanto riguarda l'attuale squadra, Adriana. Mariano Bindi è colui che ha immortalato nelle precedenti edizioni dei momenti che rimarranno nella storia di questa manifestazione, con la sua inseparabile fotocamera che era sempre lì. Mariano è stato un grandissimo davvero, una, una persona. Noi inizialmente avevamo eh, qualche timore sul fatto, quasi chi, a chiedergli di far parte dello staff, perché comunque era una squadra, una squadra, diciamo così, di ragazzi e magari diciamo un po' la differenza di età eh, avevamo qualche remora, però lui ha, ci ha fatto vincere subito questi, questi dubbi, queste perplessità, perché eh, anche lui si è calato proprio nella, nella realtà dello staff del torneo in maniera incredibile davvero uno di noi a tutti gli effetti, eh, con la sua simpatia, le sue battute, appunto la sua fotocamera, insomma le foto di Mariano le potete vedere, le avete viste eh, negli anni, davvero bellissime, le custodiamo davvero gelosamente e non a caso le utilizziamo ancora eh, per i nostri spot del torneo nelle varie edizioni, anche se Mariano non c'è più, ma è anche un modo per dire e perché ci crediamo veramente e lo sentiamo davvero nel profondo del cuore che Mariano è sempre con noi, così come Carlo. Lucio, per chiudere, qualche idea c'è già per la dodicesima edizione? Abbiamo già iniziato a pensare a qualcosa, vi promettiamo delle sorprese, non vogliamo anticipare ovviamente nulla, stiamo già pensando ad adesso, la macchina organizzativa è già al lavoro, quindi questo è importante, ci vedremo sicuramente l'anno prossimo sperando di fare sempre meglio. E chiudiamo con un appuntamento tra cultura ed enologia. Il 23 di ottobre alle 17.30 presso il Museo Archeologico Civico Capitolare De Galitis de Albentis e Tascini di Atri si svolgerà la kermesse enologica dal titolo Ottobre Divino: Atria, il vino dall'antichità ai giorni nostri. Tutto frutto della sinergia tra la Sovrintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, Glauco Angeletti, e l'assessore alla cultura del Comune di Atri, Domenico Fericione. Con la collaborazione delle archeologhe aderenti al progetto. Regionale Valore Abruzzo Talenti per l'Archeologia. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buona serata.